La magia della pasta marchigiana pettinata sul dorso del coltello incanta Dubai con la manualità, l'artigianalità, la tradizione e la storia del primo laboratorio artigianale nato a Campofilone. Anche se la settimana della Regione Marche è iniziata ufficialmente ieri, domenica sera si è svolto il primo evento con tanto di cooking show legato alle eccellenze del nostro territorio. Ad organizzarlo è stata l'azienda Spinosi, che ha fatto conoscere al mondo anche i famosi maccheroncini, la prima e unica pasta all'uovo italiana ad ottenere il riconoscimento IGP. All'iniziativa è intervenuto anche il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli in missione a Dubai. Una bellissima serata di presentazione di una delle eccellenze marchigiane dell'agri-food, il marchio Spinosi, conosciuto in tutto il mondo, grazie anche al lavoro che Regione Marche sta facendo con un nuovo brand, un nuovo marchio, Land of Excellence, che rappresenta effettivamente tutta la potenzialità e la capacità marchigiana di produrre eccellenze. Quindi grazie all'assessore Nino Carloni per l'ospitalità, grazie ovviamente a Spinosi, grazie alle Marche che sono presenti negli Emirati Arabi Uniti all'interno di Expo, una settimana dedicata alla cultura produttiva di una regione bellissima, una delle tante grandi eccellenze del nostro paese. Il ministro è stato accolto dal vicepresidente e assessore alle attività produttive Mirko Carloni, a capo della delegazione della regione. Un'apertura importante per la Regione Marche, che ho il piacere di rappresentare. Ho portato il saluto del presidente Acquaroli, dell'amministrazione, ma stasera abbiamo davvero avuto, grazie all'evento di Marco Spinosi, della sua azienda, dove ha potuto presentare un prodotto che ha vinto peraltro un premio significativo a Garfood la settimana scorsa. Abbiamo presentato al ministro dell'agricoltura Stefano Patuanelli quello che è il nostro prodotto d'eccellenza per l'apertura della settimana delle Marche. Tanti appuntamenti, due in particolare: la firma del memorandum con la Camera di Commercio di Dubai, che ci fa riaprire un rapporto antico con la Camera, con questo teatro, e la presentazione del distretto biologico delle Marche, che è un'idea che è nata a molti agricoltori che intorno al biologico hanno voluto creare un distretto, e questo è il primo che si realizza in Italia, e non c'era sicuramente modo migliore di presentarlo se non qui a Dubai, nella settimana dedicata alle Marche dentro il padiglione Italia. Quindi questa iniziativa apre ufficialmente la settimana delle Marche, e credo che sarà una grande opportunità di brand identity col nuovo marchio Marche Land of Excellence per promuovere questa nostra straordinaria terra e ciò che di eccellente riusciamo a produrre. E a questo scopo, ha precisato Carloni, ha indirizzato anche l'impegno nel rilancio delle relazioni storiche che erano state interrotte. Ma per poter crescere su questi mercati, ha aggiunto l'assessore, è di vitale importanza la capacità di innovare, esattamente come ha fatto Spinosi, che tiene insieme la tradizione della pasta all'uovo e l'innovazione della ricerca. Ringrazio la Regione, in particolar modo l'assessore Carloni, per l'opportunità che sta dando a noi imprese di presentarci all'estero sotto un unico brand, Marche Land of Excellence, che ci permette tutti insieme di affrontare i mercati esteri.